Mare, montagna, cibo e cultura, storia e infrastrutture. Le eccellenze abruzzesi per l'ultimo giorno in mostra a Milano all'interno della Borsa Internazionale del Turismo. Una fiera per attirare turisti e investitori perché nella fase in cui, si spera, si intravede la luce in fondo al tunnel della pandemia, il turismo dovrebbe essere fondamentale per la ripresa economica. Tanti visitatori durante i 3 giorni di fiera per scegliere la meta delle vacanze estive. Ed è mai stata in Abruzzo, la conosce? No. È un desiderio per quest'estate. Oggi, nell'ultimo giorno, al Padiglione Abruzzo presente la sottosegretaria di Stato alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e i fari saranno puntati sulla perdonanza celestiniana dell'Aquila, a cui quest'anno, forse, parteciperà anche il Pontefice. Quando abbiamo iniziato tutto quanto il nostro percorso nel 2019, proprio da qui, dalla BIT del turismo, e abbiamo visto che c'è stato un interesse particolare, anche perché la città oggi deve far veicolare proprio la sua nuova natura, che è una città sicuramente attrattiva, che sta rinascendo, e quindi anche un po' superare quella che è la conoscenza generale di una città comunque colpita e ferita, ma comunque non visitabile. Anche perché abbiamo comunque una combinazione tra cultura, natura e anche quelli che sono i sapori, che sicuramente sono di forte attrazione. Ieri protagonista la provincia teatina, dalla Costa dei Trabocchi al capoluogo, per cui è stato presentato il progetto 3 Teate Rivive Emozionando, promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. Dopo un periodo di stop, come ben diceva, relativamente al periodo pandemico che abbiamo vissuto, è arrivato il momento di far ripartire l'economia della nostra regione, segnatamente della nostra città, e siamo certi che già dall'estate ci sarà una netta ripresa che, diciamo, produrrà degli effetti molto positivi su tutto il sistema economico cittadino.